Ciao, mi chiamo Carlo, ecco in questo nuovo video andiamo a vedere anche un riff in slap semplice, quindi su cosa andiamo a lavorare qua sopra? Sulle ghost note principalmente, perché di per sé il suono thumb slap, soprattutto lo slap, quindi lo strappato, non è difficilissimo, a meno una volta che hai un buon suono di pollice puoi fare tonica e ottava, non dovrebbe essere difficile più di tanto. Quindi tu vai a fare in un solo movimento il do basso e il do acuto, ok? Inizialmente mettiamo su il giro senza ghost, poi andiamo a inserirle in un secondo momento. Le nostre note sono do. Poi spostiamo, andiamo sul Mi bemolle, tasto 7, 3, 5, 6, corda di La e corda di Sol, sempre con la sua ottava. L'ottava la prendo o col mignolo, mano più rilassata, o con l'anulare, didatticamente più giusto, ma un pochettino più faticoso. È uguale. Do, Mi bemolle, Re naturale e Si bemolle. Il Re naturale al tasto 5 e Si bemolle al tasto 1, chiaramente sempre con la propria ottava. Quindi noi abbiamo Do, Mi bemolle, Re, Si bemolle. Inizialmente iniziamo a metterlo nelle mani, perché è importante pensare a questa cosa. Queste quattro note io devo sempre prenderle con l'indice, quindi devo spostare la mano. Di conseguenza tutta l'impalcatura per poter prendere l'ottava sempre con l'indice, non posso pensare di prenderlo ad esempio col mignolo anulare, devo sempre fare questo spostamento, ok? Una volta che mi viene bene quello, non t'ho detto una cosa, lo strappato cerchiamo di tenerlo sempre molto staccato e non, io potrei anche fare questo. Senti che la seconda nota si prolunga, che va anche bene nel metodo dello Slavrelski, ad esempio, consiglio di studiare in tutti e due i modi, un po' per il controllo della nota, però poi dopo quando vuoi farlo in velocità e con un tiro un pochettino più funk, allora il mio consiglio è quello di andarla a staccare, soprattutto la parte acuta, anche il basso potresti staccarlo, però il basso se lo tieni un po' più rotondo non è male. Così staccato. Invece un po' più rotondo. A me piace un po' di più. Adesso andiamo a mettere le due ghost note. Le due ghost note sono state fatte dopo le note reali. Do, do, ghost, ghost. Quindi il movimento della mano destra deve essere uguale. È la sinistra che va a controllarla per far uscire le due ghost. Quindi attenzione non premere troppo, altrimenti escono delle note. E nello strappato rimanere sempre secchi come suono. Do, ghost, ghost. Vedi che la mano destra fa lo stesso movimento. Due note, un movimento solo. Pollice che scende e mentre sale si porta dietro l'indice che va a strappare. In questo modo qua dovresti riuscire a raggiungere delle velocità maggiori. Poi ci spostiamo, quindi inizialmente fallo su una sola nota tante volte e poi ci spostiamo sul giro d'accordi. Do, do, ghost, ghost, sposto, Mi bemolle, ghost, ghost. Posso già spostare durante le ghost. Tanto sono ghost, non hanno un'altezza. Se riesci a coordinarlo, questa qua è una bella mano. Quindi se riesci a coordinare il movimento della ghost mentre la mano si sposta è un bel plus, perché comunque la coordinazione tra mano destra e sinistra non è sempre facile. Ok, questo esercizio è contenuto in Easy Slap, uno dei miei metodi che ho scritto appunto sullo slap. Ti consiglio di andarci a dare un'occhiata, lasciarmi un commento qua sotto e iscriverti al canale. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video.